che è successo qua? Che è successo? Però, ragazzi. No. No. Ah, fammo! Sì, che sofferenza! Ma non me ne passa manco un cazzo! Mamma mia, che sofferenza! Che sofferenza! Mamma mia! Ma non penso vent'anni di vita! Mamma mia! Allora, voglio ringraziare Alessandro perché quello era il gol del 2-2, sono sincero. Voglio dare un bacio sulla capocchia ad Alessandro. Io devo dare un bacio sulla capocchia ad Alessandro. Ricordatemelo nei commenti. Quando andrò a Torino, darò un bacio sulla capocchia ad Alessandro. Detto questo, partita tosta, lo sappiamo tutti. A Verona non è mai facile. Solo il Napoli ha passeggiato a Verona. Per il resto il Milan non ha passeggiato. La Roma non ha passeggiato. Ha vinto all'88esimo. Quindi, Verona, campo tostissimo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, contento per i 3 punti. Contento, veramente, però non ci siamo, mamma mia. Un primo tempo imbarazzante, come al solito. Milik e Ken inesistente, il primo tempo. Poi il secondo tempo, vabbè, Milik mostruoso, non so che cazzo si è inventato Milik. Quella palla filtrante per Rabiot per Ken. È 1-0, una cocco. Per il resto, vabbè, Danilo mostruoso, Bremer che tu dica fa, Kostic, spettacolo, vai giù. Centrocampo, Fagioli e Locatelli, un po' in ombra, per merito del Verona sicuramente, però questo non lo sappiamo. È anche vero che le squadre stanno giocando da 2 mesi interrotti, 1 mese, 2 mesi, quelli che sono, quindi ci può anche stare, visto che noi non abbiamo sostituti, perché c'è da dire, è vero, non abbiamo sostituti. La Juventus che spesso si è divorato il gol del raddoppio con Miretti, con Moise Kean, con Di Maria, niente, non riusciamo a buttarla dentro, facciamo una fatica anche a tirare in porta, ma che fatica ragazzi, che fatica, ci avevano fischiato subito un rigore, subito l'arbitro appena visto quel contatto, rigore, espulsione, chissà, osce, va a parlare che non è calcio di rigore, perché Bonucci tocca la palla, ok, e poi c'è un altro rigore dubbio, su per l'Hellas, che Danilo tocca di mano, ma il regolamento dice, e mo facitici no bucchino quando voi dite, ma il regolamento parla chiaro, il contatto è facile, il regolamento dice che non è punibile, stop, quindi facito cess, contento per Milik, partita mostruosa, secondo tempo mostruoso di Milik, mostruoso, mamma mia, va giù, di buono ci sono i 3 punti. Bisognava vincere e abbiamo vinto, perché come avete visto non è facile. Cremonese Milan, Napoli Empoli, Lecce Atalanta, non era facile. Quindi io mi porto in cassaforte questi 3 punti. Non me ne fotte no cazzo del gioco, delle vostre verticalizzazioni, azione. Non me ne passa manco più cazzo. I 3 punti stanno a Torino. E vai. Bello! Bella, vai giù. Forza Juventus fino alla fine. E domenica c'è Lazio, sperando di proprio svoltare proprio pagina, perché ancora non sono convinto, non sono sicuro, non sono convinto, però quinta vittoria consecutiva, 3, 6, 9, 12, 15 punti, non succedeva da 4 anni, non ci voglio sperare molto, però aspettando il ritorno di Chiesa, il ritorno di Di Maria, il ritorno di Pogba, da gennaio sarà un altro campionato, signore e signori. Arrivederci. Ciao belli!